la giornata di oggi assunti è stata sottolineata da una semplice coerenza con la parola festa di liberazione. Anche il mondo laico ha i riti, tra l'altro oggi si è avvicinato a noi il rettore che ha detto parole di conforto celeste, da una parte siamo vicini alla tragedia dello Sri Lanka e al fuoco a Notre Dame, che è un momento di significato tragico che è stato seguito, certamente è stato un momento di grande dolenza. E quindi la scelta di oggi, la definitiva delle prossime giornate di ponte, vede insieme molte cose, anche l'idea di non aver fatto una conferenza stamattina, pur con molta televisione, dei giornali che sono venuti, a farla più o meno coincidere con l'inaugurazione. Per cui sentirete quello che sentirete, comincerete il lungo percorso di questo straordinario palazzo che è proprietà della diocesi di Civita Castellana, Nepi e Sutri. È stato sede vescovile. E oggi che il vescovo sta a Civita Castellana, con sapienza e intelligenza, il vescovo ha pensato che dovesse essere il museo della diocesi, però certamente non nelle condizioni di poterlo autogestire e con le difficoltà che la città di Viterbo ha, avendo i suoi musei importanti sostanzialmente chiusi. Quindi ha immaginato una convenzione perché la gestione di questo palazzo fosse del comune. Ha avuto la fortuna lui e io, se vogliamo personale, sono riuscito che anche un storico dell'arte, che quindi vedeva questo palazzo come un luogo che è stato un diritto ed è chiuso, per la seconda volta anima con una serie di importanti mostre, sotto un titolo meno augurante che è Dialoghi a Sutri. La novità, non solo l'ipotesi dei dialoghi che si possono immaginare tra i diversi artisti che vedrete, ma è anche la definizione in modo stabile delle prime tre sale del museo della diocesi, denominato, come credo sia più giusto, Museo di Arte Antiche e di Arte Sacra, con alcune delle opere delle chiese della diocesi che sono qua in deposito, perché se c'è la sede vescovile Civita Castellana, alcune opere da quella sede sono idealmente e conseguentemente venute nel palazzo già vescovile, che ora palazzo delle opere d'arte, dell'arte sacra, chiamato da me Palazzo Debig, in ossequio a quel grande vescovo che cent'anni fa rianimò la Tuscia e restaurò questo stesso palazzo. Dopo il recente restauro di un architetto che si chiama Romano Adolini, con un finanziamento della regione, si è recuperato tutto lo spazio che oggi appare mirabile nelle mostre e che si deve all'intuizione monumentale e di allestimento quasi da regista o scenografo del vescovo Debig. A lui è dedicato la sala centrale del museo, con alcuni capolavori come il Salvatore del Duomo di Sutri, il Salvatore di Capranica, dipinti di Antoniazzo Romano e di Salvo di Pietro, che sono un museo ormai stabile, che sarà aperto anche quando non ci saranno le mostre, che durano circa sei mesi nella parte invernale, tra gennaio e aprile. Il museo sarà aperto gratuitamente, sperando di poterlo allargare alle altre tre grandi sale, che sono invece in questo momento sede della mostra temporanea, che è però una mostra strutturata secondo una mia idea, che è quella non del sindaco ma del critico, che immagina che tutta l'arte sia contemporanea e che quindi passato e presente siano coincidenti nel rapporto che l'artista instaura con chi lo guarda, e che i bronzi di Riazzi siano con noi, per tutti voi, dall'81, più di vita del 72 per fortuna la prima volta, ma hanno poco più che 40 anni e sono quindi più che contemporanei anche rispetto alla loro, diciamo, epifania. E qui vale la stessa cosa per una scultura che ha più di 100 anni, trovata in un terreno a Sutri e poi depositata nel Museo Nazionale, abbiamo qui la direttrice, che anni fa, grazie alla mediazione del presidente Emanuele, concesse che essa fosse esposta a Sutri nel piccolo museo un po' scomodo, e invece per la prima volta potete vederla qua, la bellissima statua dell'Efebo del Sutri, che è al centro del percorso del museo. E quindi così ho pensato, per ciò che è stabile del museo civico, del museo di Bellano, di chiamarlo Museo di Arte Antica e di Arte Sacra. Tutto questo della prima sala ha un ulteriore riferimento, diciamo, didascalico, perché di ogni artista che vedete c'è una sola opera. Quindi abbiamo Lavanzi, che è uno scrittore, che dialoga con Efebo, ma abbiamo il Francis Bacon, il grande pittore inglese, che dialoga con Pirandello, pittore siciliano di grande temperamento e di grande dolore per il rapporto difficile con il padre Luigi,
che dialoga a sua volta con Guttuso, di cui qui potete vedere una importante collezione di un sutrino, un'adozione, a cui si deve in parte il corpo, si chiama Mezzacane, che ha una quantità di dipinti di Guttuso, tutti esposti qui in un percorso per cui testimonianze fondamentali del pittore, come la Bucceria, il suo pozzetto, e il ritratto della moglie di Guttuso, Minise, più altre cose molto importanti, le quali però sono nella stanza più grande, la stanza dei Vescovi, dovrei trovare gli stemmi dei Vescovi che stavano nella parte superiore, dove ci sono un capolavoro di Tiziano del periodo tardo, quando il pittore sembra macerarsi in una dimensione di tormento interiore che lo rende molto più moderno di quanto non sia nel suo momento classico, che dialoga con un pittore sigillato in un'epoca senza tempo, pittore senza tempo come Scipione Pulzone, che ha un capolavoro a Lonciglione, che sta di fronte al Tiziano con gli stessi elementi, il paesaggio argido, frigido di Scipione Pulzone e quello sul Fureo di Tiziano, il San Francesco che sembra una maschera tragica di Tiziano e sembra invece il Fureo vuoto di Scipione Pulzone. Insomma, una serie di rimandi che indicano il collegamento tra spiritualità e fini. Una volta che avete fatto questo percorso, incrociando per esempio Rosai, Rosai è un grande pittore del Novecento italiano, di cui Pecco, il grande pittore più noto di lui, dice che molte idee le ha prese da lui, e quindi il dialogo diventa Pirandello con Pecco, poi Pirandello con Ligabue, come vedremo, e poi anche Rosai con Pecco, quindi ognuno di voi potrà immaginare un nesso, una connessione, è una mostra di forti connessioni. E poi c'è il percorso del piano superiore, dove abbiamo l'opera simbolo, che l'anno scorso fu il Ligno Verde di Pellizza da Volpete, e quest'anno è l'Incantatrice di Serpenti del Cavaliere Rousseau, un meraviglioso artista, maestro di Picasso, che apre l'idea della fine dell'Occidente per un mondo selvaggio che si riconquista partendo da una dimensione primitiva. A quel mondo si ispirerà, senza forse conoscerlo, Ligabue, il grande pittore italiano, anzi, non nato in Italia, ma stabilmente sul Po della sua follia, sotto il Po che io ben conosco, dove lui ha vissuto come un selvaggio, che mostra una specie di giungla di animali feroci che spopolano l'argine del fiume dove lui ha vissuto a Gualtieri. Ora, l'affinità fra i due è molto forte e nella sala principale si vedono i nessi fra gli animali selvaggi, le foreste, una volpe che sembra Salvini che si mangia i mani, vedete delle cose sorprendenti nella metafora, e poi vedrete invece che gli autoritratti, i Ligabue pur importanti, vanloghiani, sono in dialogo con quelli di Pirandello, tormentato, e il percorso di 20 acquarelli di Pirandello inediti ci consente di vedere un'anima che dialoga con il suo tormento, con la sua solitudine, in una tensione molto forte, che forse è il punto di maggiore vitalità drammatica della mostra. Quindi più o meno vi ho detto quello che vedete, nella parte sottostante dove siamo, ci sono invece artisti giovani, a cui ho voluto dare la massima fiducia, amico di Giovanni Testori, il grande scrittore cristiano, l'ultimo scrittore cristiano del nostro tempo, che trovò un gruppo di giovani artisti sostenendo Luca Crocitti, che vedete qua, è uno di questi, uomo sensibile, tormentato anche lui, come tormentato Pirandello, che venendo qua ha trovato un attimo di pace e congela il suo dolore con la sua malinconia. Vedete che allora il dipinto che ho alle spalle sembra preso a Villa Savarelli e fuori ha una natura che dialoga come dialogava con il Ligno di Pellizza da Volpeno. Cioè sempre la nostra città, il verde, la necropoli che entrano in dialogo con Palazzo Lepi. Poi proseguendo troverete qualcosa di straordinario, una serie di dipinti inediti di Bacon donati dal grande pittore a un suo amico italiano, con variazioni sui temi dei papi e dei vescovi, che sono la sua denuncia di una dimensione anch'essa drammatica della Chiesa, ovviamente del nostro tempo. E poi si chiude con dei centenari sardi, 50 centenari dei 380 che vivono in Sardegna, che sono una media di 22 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 6 del resto del mondo. In Sardegna, evidentemente, la vita è più lunga, ci sono 107, 108, 106 anni, fatti, fotografati da Solito, che ha un rilievo ormai internazionale perché ha aperto la celebrazione di Matera, capitale europea della cultura, con una serie di immagini di Matera in rapporto con Petra in Giordania. È un giovane pieno di passione e di verità. Volevamo mettere dentro la necropoli, abbiamo preparato dei pannelli bellissimi in alluminio, ma poi la difficoltà della guardia ha indotto a vederli qua. Quindi farete il percorso arrivando a chiudere con Bacon e con un centenario.
mi pare che non debba dire di più rispetto allo spirito dell'impresa, dialoghi a Sutri. Posso dire con certezza che la Biennale di Venezia non sarà altrettanto stimolante e dire che nulla in questo momento a Roma è la Roma di quello che è stato fatto. La Roma è senza commercio, senza testa, il palazzo delle esposizioni chiuso, quello chiude e il palazzo dei Pink apre, grazie alla generosità del vescovo, alla forza della regione che ha deciso di restaurare l'edificio, che però abbandonato, non usato, andrebbe in rapido declino. Quindi dobbiamo ringraziare Emanuele Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro, che ogni anno contribuisce in maniera determinante alla realizzazione di queste mostre e che vive a Sutri, è il primo cittadino onorario di Sutri, guardato con ammirazione. Qualcuno ha anche osato sfregiarci, non capendo quello che per parte sua e per parte mia abbiamo voluto portare a Sutri. Molte cose sono da risolvere in tutti i luoghi d'Italia, ma qui certamente il rapporto con la cultura è un esempio per tutta Italia e per tutta l'Europa. Lo ringrazio, ci accompagnerà nei prossimi anni, è lui che ha insistentemente voluto l'EFEBO a Sutri e quindi credo che prima di cedergli la parola possiamo darla alla sovrintendente, che è stata così generosa da procrastinare il prestito dell'EFEBO, che ovviamente è un altro emblema di questa città. Ringraziando gli amici che tengono viva la città sul piano spirituale, sul piano materiale, do la parola alla mia Napoli.